Droni marchiati C1 e marchiati C0. Siamo sicuri di conoscere davvero tutto su come funziona la normativa di questi apparecchi? Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Free FPV Films. Mi perdonerete se faccio questo video dalla macchina e non dallo studio, ma ho deciso di fare un breve video, anche questo molto molto semplice, ma anche stavolta ci serve andare a conoscere bene un punto fondamentale della normativa. Nello scorso video abbiamo insieme spacchettato e reso operativo da zero il mio nuovo drone, il DJI Air 3, che ho appena comprato come drone di backup. È un drone con delle splendide caratteristiche a livello fotografico, ma normativamente è un drone marchiato C1, proprio come il mio Mavic 3 standard. Questa marcatura esattamente cosa significa? Ho ritenuto importante fare questo video proprio per spiegare esattamente come stanno le cose. Quindi telefono alla mano e poi, se il meteo mi grazia smettendo di piovere, ce lo facciamo anche in voletto insieme. Per capire cosa posso fare con uno di questi droni, fondamentalmente mi interessa una sola cosa alla fine: l'avvicinamento alle persone. Noi sappiamo che i droni C0 e C1, quindi che rientrano nella sottocategoria A1, possono volare in scenario urbano anche in prossimità di persone. Con il drone C0 possiamo andare a sorvolare delle persone non coinvolte nelle operazioni, ma mai assembramenti. Con il drone classe C1 no. Ma queste cose in realtà dove le troviamo scritte? Le troviamo qui, nel regolamento di esecuzione europeo 2019-947. Ora, se noi ci scorriamo tutta questa infinita schermata di robe, che sono tutte importanti, se andiamo al paragrafo WAS Open disposizioni generali, troveremo tutte le caratteristiche di ogni sottocategoria, la 1, la 2 e la 3. E qui viene proprio detto esattamente qual è la legge in merito. Non devo farmi alcuna remora a leggervi esattamente quello che c'è scritto. Le operazioni WAS nella sottocategoria 1 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti, e la prima cosa che vi dicono marcata con l'1 è questa: per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, che sarebbero i droni sotto i 250 grammi autocostruiti, i C0 e i C1, le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare assembramenti di persone, e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte. Sorvoli su persone non coinvolte, su quel suo è molto importante. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l'aeromobile senza equipaggio sorvola le persone. Nel caso in cui al paragrafo 5 lettere A, B e C sarebbero i droni marcati C0, le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare persone non coinvolte, ma mai di sorvolare assembramenti di persone. Ci dice che praticamente possiamo con un mini andare a volare anche sulla testa di una persona non coinvolta nei fatti, anche se ve lo sconsiglio. Ci viene poi detto che dobbiamo avere un patentino, che dobbiamo avere nozioni di sicurezza aerea, limitazioni dello spazio aereo, regolamentazione aeronautica e tutto e quant'altro. Vi invito a leggerlo per conoscere il resto. Ma perché vi sto dicendo tutto questo? Perché se mi trovassi come mi sono trovato di recente per un video che ho realizzato in occasione di una manifestazione sportiva, a dover volare in zone dove è presente un vero e proprio assembramento o un gruppo di persone, e purtroppo in quel momento non ho un drone C0, come devo comportarmi? Qui vi dice: dovete ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non informate. Allora vi spiego. Nel mio caso cosa ho fatto? Mi sono trovato in una manifestazione sportiva dove c'erano dei podisti, delle persone a terra, degli atleti, quindi iscritti a una gara, che dovevano percorrere un percorso a ostacoli. Questo percorso si dislocava nel territorio di tutta la mia città, quindi avevo davanti a me aree di aperta campagna, ma avevo anche delle aree dove c'era un bel gruppo di persone. Beh, in quel caso io ho aggirato la normativa così: nei giorni precedenti ho informato gli equipaggi, sono venuto una sera a parlare, a dire alle persone che ci sarebbe stato un drone che li avrebbe sorvolati e che li avrebbe ripresi, dandogli un minimo di infarinatura e formandoli sui comportamenti che avrebbero dovuto tenere nel caso il drone fosse andato fuori controllo. Facendo questa cosa ho reso tutti gli atleti della gara persone informate dei fatti, quindi già per loro questo divieto non valeva più. Infatti, se dobbiamo volare attorno a un atleta, a una modella, a una persona che conosciamo, questo divieto non si applica. Qui parliamo di persone non informate dei fatti, quindi io scendo
di macchina o uno sconosciuto, prendo il drone e gli volo sopra la testa, con un C1 non lo posso fare, devo prima renderlo una persona consapevole. Si verificava comunque però la necessità di andare a riprendere questo grande gruppo di persone, che era di fatto un assembramento. Come potevo io con il mio Air 3 andare a fare questo tipo di ripresa, o anche con il mio Mavic o con qualunque drone marcato C1? È semplice. Mettiamo che questa sia la zona dove ho fatto il mio volo. Non è così, però immaginate che tutta l'area del parcheggio, anche questa dove mi trovo io in questo momento, sia piena zeppa di persone. Io non posso andare a riprenderle, il regolamento me lo vieta. L'unico modo che ho sarebbe spostarmi sul tetto di una casa, e di fatto, ragazzi, è proprio così che potete fare. Infatti, se troviamo un'area all'interno del nostro grande assembramento, un'area che non sia di 1 metro quadrato, anche se potrebbe normativamente, ma un'area dove non prevediamo ragionevolmente che vengano persone intorno, e quest'area la potete delimitare anche così: questa è la mia macchina, questo è un camion parcheggiato, io mi metto qui nascosto da una parte e dietro di me ho un piccolo spazio dove sono sicuro che magari le persone non mi vengono. Mi faccio magari coadiuvare da un osservatore che mi controlla l'area, decollo con il mio drone e lo sposto subito in una zona sicura. Qual è una zona sicura? Quella dove una persona non potrà mai andare, dove c'è un cancello, dove c'è un'autovettura, dove c'è il tetto di una casa. Più vado alto e più questa distanza dall'assembramento dalle persone dovrà essere maggiore. Ci ricorda anche la legge, ma questo non è scritto nel regolamento 947, dobbiamo tenere una distanza dalle persone maggiore sempre più in funzione dell'altezza del nostro drone. Quindi adesso, se voglio registrare il mio fantastico parcheggio, ecco come fare. Questo lo potete fare tutti voi, sempre ovviamente con coscienza e consapevolezza, per andare a registrare questo tipo di eventi senza correre il rischio di sanzioni, ma soprattutto senza rischiare di far male a nessuno. Bene, abbiamo acceso il drone, ci assicuriamo di aver preso sufficiente satelliti, abbiamo montato un ND4 per quella poca luce che c'è almeno in questo momento, ma con una giornata così potevamo tranquillamente non montare nulla e andare in automatico. Tengo la cam rivolta verso il basso per proteggerla finché il drone non sta riprendendo dalle gocce d'acqua. Vado ad armare i motori. Fate sempre conto che intorno a me in questo momento ci siano centinaia di persone. Io mi metto in un punto dove non c'è nessuno e subito via, subito mando immediatamente il mio drone sopra al tetto delle case. Adesso ruoto ed ecco qua che posso riprendermi il mio assembramento di persone senza rischiare assolutamente nulla. Il mio Air è là dietro, quindi è protetto. Se anche dovesse cadere, cadrebbe sopra al tetto della casa. Mi dispiace per il tetto, ma almeno non farà male a nessuno. Oltretutto, se disponete di una cam tele, potete anche andare a minimizzare ancora di più questo problema, perché potete con il teleobiettivo andare a puntare nel dettaglio il vostro soggetto. Pensiamo a un concerto, a un cantante, dove insomma si vuole vedere in faccia la persona. La stessa cosa vale se io ho, ad esempio, come in questo caso, una recinzione o uno sprazzo d'erba. Sono in una zona dove sono sicuro che nessuno camminerà mai. Posso mandarci il mio drone per avere una prospettiva differente, cioè in questo modo starò basso, realizzerò delle riprese sì dinamiche, perché mi muovo come un drone, ma di grande effetto, perché sono a una quota molto ridotta, e posso pensare anche di andare a fare un video che comunque non sia semplicemente la solita ripresa presa dall'alto. Adesso lo faccio atterrare perché sta iniziando a piovere. Stessa tecnica di prima, anche qui mi proteggo, magari mi metto anche di spalle rispetto alla gente, in modo che col mio corpo faccio scudo nel caso venisse fuori qualcuno all'improvviso, ma così ho condotto il mio volo in completa sicurezza. Con un piccolissimo trucco siamo andati a trovare un escabotage per non rischiare niente e andare comunque a fare quelle riprese che spesso e volentieri sui social o online vengono etichettate come riprese criminali, pericolose. Se condotte con la testa, come vi ho sempre detto su questo canale, potete andare a fare anche questo tipo di immagini e non rischierete assolutamente nulla. Oltretutto, se abbiamo un profilo naturale che ci viene un po' incontro, tipo in questo caso ho una collina con un bosco tutta dietro di me, io lì sopra posso volare serenamente, possiamo sorvolarla prima da lontano e a quel punto noi potremo passare sopra le case e deviare dalla montagna. La nostra ripresa diventerà completa e potremo veramente andare a pensare di fare un video anche molto interessante. Se a tutto ciò, ovviamente,
ovviamente unite una bella macchina fotografica e un po' di editing, riuscirete a tirare fuori un filmato che sono sicuro sarà degno del vostro risultato. Vi lascio qui di seguito il link al filmato che ho realizzato per la Crazy Run di Poggio Bonzi e che spero veramente vi piaccia, perché io mi sono divertito un mondo a riprenderla. Sono riuscito a riprendere gli atleti che guardavano il fiume, a fare riprese con la macchina fotografica mentre passavano gli ostacoli, insomma un divertimento assurdo. Tra l'altro, se vi piace lo sport ve la consiglio. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Io come sempre, se vi piacciono questi contenuti, vi invito a iscrivervi a questo canale, mi darete una mano a continuare a fare video così, anche meglio speriamo, e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre a tema droni, sempre qui su Free FPV Films. Un saluto a tutti da Marco.